Vitale Pitone, una giornata importante come coordinatore della Lega prima e come candidato con Silvitelli per Casamicciola, un attestato di stima da parte del partito sia regionale che nazionale che conferma la strada giusta. Guarda, noi abbiamo avuto in modo continuativo il governo con noi, anche se a volte non sembrava, ma nel nostro piccolo in silenzio abbiamo sempre lavorato in sinergia. C'è stato un contatto continuo con me e con il governo, tant'è che lo dimostra oggi il fatto che ci sono molti componenti del mio partito, ma l'abbiamo fatto dal terremoto all'alluvione, questa interlocuzione. Siamo riusciti ad avere un decreto Ischia in breve tempo, con oltre 140 milioni di euro a disposizione, che non saranno la risoluzione di tutto, ma è un inizio e non ci lasciano solo. Io mi sono candidato con Giuseppe Silvitelli perché vedo un'apertura e una mentalità di voler rinascere e ricrescere per il nostro partito. Per questo motivo la mia candidatura è stata con il mio candidato Peppe Silvitelli. La tua è stata una candidatura che nasce comunque da un impegno civico a favore dei cittadini di Casamicciola, non nato nell'ultimo mese elettorale, bensì testimoniato da numerose attività pubbliche a partire dal lontano, purtroppo per noi vicino ancora, 2017. Sì, io sono stato e tuttora sono presidente di associazione, dei comitati, di qualche comitato. Partiamo da prima del sisma e da allora mi sono sempre attivato e sono stato sempre presente sul territorio. Quindi oggi in maggior modo voglio dare il mio contributo, augurandomi di avere un ruolo da consigliere per poter dare al mio paese quello che merita. E dalla nostra parte questa volta, a differenza di altri, abbiamo il governo, che è quello che conta ed è quello che può far ripartire Casamicciola seriamente.